L'Ambenedetto, oggi voglio ancora parlare di tatuaggi, andiamo alla scoperta del mondo del tatuaggio. Sono venuto a trovare il mio amico Nicolai Lilin, scrittore e anche tatuatore. E Nicolai, ho visto che si può tatuare con le bacchette a mano, non solo con gli strumenti... Non solo con le macchinette. Con le macchinette. Spiegami un po' questo discorso, come funziona la differenza. So che tu lo fai anche. Sì, io... ho imparato a tatuare innanzitutto con le bacchette, quindi la bacchetta è stato il primo strumento con quale ho imparato a tatuare. Ah, tu hai iniziato con questo? Sì, la macchinetta ho scoperto molto più tardi, quindi la bacchetta sarebbe il mio primo arnese da tatuatore. In Siberia si utilizzavano tre tipi di bacchette. Una era lunga così, un'altra a forma di croce e quella che si utilizza di più è questa qua, che in russo si chiama dito. È una bacchetta... Ah, nel tatuaggio siberiano si tatua con la bacchetta? Con la bacchetta, soltanto con la bacchetta. Adesso ti spiego perché. La bacchetta, il movimento che fa la bacchetta quando si tatua è questo qua. Si spinge l'ago sulla pelle e poi si fa questo movimento qua, così sulla pelle rimane una linea dritta. E l'ago, se vedi, è molto largo, vedi che è composto da tanti aghi insieme. E quindi quando si fanno dei particolari piccoli si tatua con l'angolo della bacchetta, se vuoi fare piccole cose. E lo fai quasi pensando alla pelle. La bacchetta non apre la pelle come lo fa la macchinetta, perché la macchinetta è come la lametta, passa e apre la pelle e inserisce l'inchiostro. La bacchetta schiaccia la pelle all'interno, quindi c'è meno sangue, la ferita guarisce molto più in fretta, e in Siberia e soprattutto nelle carceri amano tatuarsi con la bacchetta, perché non vengono le infezioni. E quindi si guarisce. Ma il tatuaggio resta di più o di meno rispetto? Il tatuaggio resta ugualmente, perché se un tatuaggio fatto ma è più grezzo, bene, diventa grezzo, sì. Tu immagina che tutte le mie braccia sono fatte con la bacchetta. Ah, tu le fai tutte a bacchetta, i tuoi tatuaggi? Sì. Io... tu hai solo una bacchetta? Sì, i miei sono fatti a bacchetta. Ma anche questi qua piccoli? Sì. Qui? Sì. Ah. Se tu vedi la bacchetta mia, adesso questo ago è fatto per un tatuaggio. Ma tu come clienti quanti te lo chiedono di fare la bacchetta? Ma mi chiedono tanti, in tanti io non accetto tutti, perché comunque voglio... Perché vedo che più delle volte lo fai con la macchinetta. Sì, io voglio essere sicuro che la persona sia intenzionata seriamente e che riesce ad arrivare alla fine, perché comunque il tatuaggio con la bacchetta è un po' più lungo ci sono più sedute? Sì, no, più lungo. Io potrei fare anche una seduta, faccio anche una seduta per fare un tatuaggio di questa dimensione, ad esempio come il mio serpente, io ci metto un paio d'ore, anche meno. Okay. Però sicuramente più doloroso. Ah, più doloroso? Sì, più doloroso. E quindi io voglio essere sicuro. Però c'è meno rischio di infezione. C'è meno rischio di infezione e soprattutto durante la guarigione. Ma dove lo usavano questo? Anche in Italia c'è questa tradizione di tatuare a bacchetta? Sì. In Italia bacchette ovviamente erano diverse, in carcere si tatuavano in Italia con dei addirittura con dei pezzi, delle pipe da fumare, insomma. Ma da dove arriva questa tradizione? Dal Giappone, Cina? Questa è un'origine, alle origini tribali, ancestrali, ancora, che risalgono ai tempi dei nostri antenati. Noi quando parliamo di tatuaggio in generale, la macchinetta è stata inventata a metà del scorso secolo. Sì. Prima si tatuavano tutti con diversi tipi di bacchette. Con la bacchetta qui, scusa, c'è l'inchiostro sopra, come viene in funzione? Allora, la bacchetta viene praticamente inserita nella boccettina di inchiostro, vengono inseriti l'ultima parte delle aghi. Viene inserita. Non c'è sopra che va tipo una penna? No, assolutamente no. Lo devi pucciare ogni volta e poi
tatuare, insomma. È un antico modo di usare. Nicolai, se qualcuno ti vuole contattare, come fa? Ti scrive direttamente sulla tua pagina Facebook? Possono scrivermi sulla mia pagina Facebook, sulla mail lilintattoo@gmail.com, oppure possono passare dal marchetturificio Milano, che si trova a Milano in via Unione 10, via dell'Unione 10. Noi siamo che qua. È uno studio, qui sì, vicino al Duomo. Se non ci sono io, c'è Carlotta. Ok, perfetto.